Ben ritrovati, allora andiamo a leggere le pagine sportive, seconda parte di rassegna stampa dedicata proprio allo sport raccontato dai quotidiani regionali in questo venerdì 17. Parliamo di sport locale. Grifo in missione a Firenze, volte il rinnovo si farà, siamo al Corriere dell'Umbria. Goretti, Pizzimenti e Comotto da Corvino, c'è l'ok per Mancini, per Gilberto invece c'è da lavorare, salgono le quotazioni di vantaggiato. Prima parte di luglio intensa. Il 7 abbonamenti e museo, l'11 invece il raduno in sede. Ternana c'è il nodo Busellato, su Falletti il pressing del Genoa, il mediano a fine prestito potrebbe tornare a Cittadella, ma via Leardi può esercitare il riscatto. Dalle curve in Parlamento, quale futuro per gli ultra? E poi tanta solidarietà, dibattito, calcio a 7, raccolta fondi per il Pagliacci. Ancora, Gubbio, nuovo assalto a Borghese, a Livorno è senza contratto. Il giocatore operato dai legamenti della caviglia destra in 2 mesi sarà a posto. Sfuma l'interesse per l'ex Malaccari che ha fatto bene alla Lupa Roma. Crocetti prima si sposa e poi va al Varese. Giunti alla Maceratese con il Fido Gregori e Vecchini, 4-3-1-2, ci provo. Il tecnico di Fernate dice non alleni un anno e ti trovi tra i prof. Il Foligno piomba su Corese, ci riprova con Tomassini. Mancinelli responsabile del settore giovanile, Felicetti o Petrini, alla guida della formazione Juniores. Per l'ex capitano, colloquio con Damaschi. L'attaccante aspetta però la Lega Pro. E poi Silveri, ora è tornato a casa. Patron Feliciotti, è cresciuto da noi, lo conosciamo bene, siamo convinti che sia la persona giusta. Qui è stato 9 anni, ha vinto 2 campionati. Il tecnico della nuova Fulginium dice: faremo una grande squadra. E poi argentini sugli scudi, avanzano in 3, parliamo del Città di Perugia, siamo al tennis. Karbayes, a gonfie vele, Cecchinato, unico italiano ancora in tabellone, sfida lo svedese di origine etiope, Imer. Londero supera un battagliero Bortolotti, kicker senza sbavature con lama, Andreozzi fa fuori Napolitano. Per il doppio oggi è tempo di semifinali. E poi questa sera il grande show di Covatta si inizia alle 21:30. Per gli altri appuntamenti. Semifinale di Conference in Liguria, Tortoioli dice Grifoni, un gruppo super, parliamo di football americano. Il difensore in vista di domani, sfida difficilissimo a Chiavari, ma nulla è precluso. E poi a Città di Castello si nuota Quintifernum Tiberinum, da oggi scatta il meeting numero 21, 1100 iscritti in 40 società. Per quanto riguarda invece la scarpa d'oro giovani, dedicato il bomberino, questo premio porta bene, ma che emozione! Miglior juniores nazionale, Luca Ricci, top player, Bagni che raccontava, Maradona e Rapaic, che bello! L'SMS di Sandriani, ora la Berretti e forse il ritiro con Maggi. Questo per il Corriere dell'Umbria. Andiamo alla Nazione, Grifo, Missione Fiorentina, Goretti e Pizzimenti a colloquio, un'ora con i Viola. Gilberto slitta, c'è la conferma di Mancini. Academy, collaborazione con la SD Messana. Le date, Christian Bucchi, presentazione ad inizio di luglio. Volta positiva la trattativa per il rinnovo, incontro tra Goretti e il procuratore del difensore, offerte per Rizzo. Cecchinato cerca il pass per la semifinale internazionale di tennis, l'azzurro oggi sfida lo svedese, Imer, argentini a gonfie vele. Volley, la Sirsefe a caccia di un libero, a due, Monini, Spoleto su Miscione e Battistelli. Per quanto riguarda tennis a Gubbio, Piobico e Proietti in trionfo, tennis a Spoleto, Orsini è l'uomo da battere. Per il messaggero dell'Umbria, Grifo, volta resta una linea out, l'agente Perretti, lo vogliamo in tanti, ma c'è la volontà di prolungare. Entro fine mese l'accordo, Goretti conferma e precisa sul tornante, ha fatto bene, ma noi non l'abbiamo mai preso in considerazione. Mercato insieme, la prima serata, 2 appuntamenti ai Loggi di Balanzano, saranno ospiti d'onore Cosmi, Novellino e Ravanelli. Gualdo, la squadra dei Carabinieri, vince il torneo di beneficenza. Falcinelli e Cepitelli, Grifoni di Serie A, pit stop a Perugia. Infine, per lo sport del nuovo Corriere Nazionale, partiamo, eccoci qua, Grifo a Milano. È stata quasi la volta buona, un gioco di parole. L'accordo per il prolungamento non c'è ancora, manca poco. Massimo ha giocato con Bucchi, lo conosce, lo stima, dice l'agente del centrale. Niente bisogni per il Livorno, Moscati tra i pochi confermati. Intanto ieri a Roma si è sposato Savini, secondo di Bucchi.
C'è mezza Ternana pronta a lasciare, sette ferri in partenza nel mutismo totale. Ceravolo verso Pescara, Pisseri a Catania, su Vitale in pressing Avellino e Venezia. E poi ritorna in Sud America, fortissimo l'interesse del Peñarol per Gonzales, il Verona pronto a cederlo. Zero segnali, il dado è tratto, c'è un unico comune denominatore per tutti, l'assoluta mancanza di contatti con la società di Via Velardi. Primavera, preso Mattei dei laziali del Tor di Quinto. Gubbio biennale per Maggi, il tecnico può firmare ma solo in ballo i programmi. Il mercato rosso-blu, fumata grigia nell'incontro con la Roma, la Juve pronta a lasciare Zappa, imminente l'assalto a Borghese, continua il sogno Marchi. Castel Giorgio, capitale europea del football, e poi Umberti riparte la caccia alle straniere, parliamo del basket a uno, Brown, Clark e Williams, Emilia Bove ad un passo. Piace la giovane ala pivot Alice Carrara, della Fassi Albino, tramonta la pista che portava alla Anderson. E dunque è tutto per lo sport raccontato in questo venerdì 17, almeno per lo sport locale. Ovviamente, prima di lasciarci, come sempre, vi faccio vedere anche due pagine sportive nazionali. Partiamo dal Corriere dello Sport, ovviamente. Parliamo di Italia. Oggi alle 15 gli azzurri incontrano la Svezia, Ibra paga il conto. Conte prepara una gabbia per fermare lo svedese, Florenza è la novità, Buffone dice noi brutti, sporchi e cattivi. Dopo pranzo azzurri in campo per conquistare gli ottavi, vendicare il biscotto di Europa 2004. E poi Inghilterra, colpo al 92esimo, la Germania non passa. Allora, gli appuntamenti di ieri, vi ricordo i risultati. Inghilterra, Galles 2-1, Ucraina, Irlanda del Nord 0-2, Germania, Polonia 0-0. Oggi alle 15 su Sky e su Rai 1 Italia-Svezia, alle 18 su Sky Repubblica Ceca-Croazia, alle 21 su Sky e su Rai 1 Spagna-Turchia. Per il calcio invece di casa nostra, Inter-Candreva si può trattare ma solo per soldi, la Lazio rifiuta contropartite. C'è Giampaolo per la panchina del Milan cinese, ma Brocchi spera ancora. E poi per il quotidiano sporti, per lo sport della nazione, l'Italia regalaci il bis, eccola qua. Una bella foto, gli azzurri alle 15 contro la Svezia, una vittoria vale già il passaggio agli ottavi, Conte conferma la squadra che ha battuto il Belgio. Le altre gare, derby agli inglesi, Galles sconfitto, Germania frena, bufera su Pogba, Fiorentina, Susa mette Dragowski accanto a Tata, per il calcio c'è anche il richiamo a quello umbro che abbiamo già letto, Perugia, Goretti e Pizzimenti in missione a Firenze. Grazie per averci scelto, per averci seguito e dunque aver iniziato la vostra mattinata con noi anche in questo venerdì 17 di giugno. Vi lascio con le repliche della rassegna stampa, vi ricordo che il nostro sito è anche l'unico modo per seguirci in streaming dovunque siete o dovunque sarete. Nel corso della mattinata, poi nelle sezioni specifiche del nostro sito, potrete essere aggiornati in tempo reale attraverso le news e poi andare a rivedere servizi, approfondimenti, telegiornali, plus e quant'altro andati in onda ieri. Grazie per averci scelto, buon proseguimento di giornata.